Ascoltate, buona gente, ciò che c'è da dire, ciò che c'è da sentire. Ascoltate, cari signori, la storia che vi andiamo a raccontare. Evviva, si grida Mutilo! Evviva, si grida Silone! Evviva! Evviva, si grida a voi, capi di tutte le grandi toti italiche! E venne all'Oloiorn de fa lo giuramento, de promette, pallearse tutte quante, de compiere la giusta azione di riunirsi sotto il nome di una sola, libera nazione. S'aveva da giurare, in nome di Italia. Alle armi! Alla battaglia! Alla battaglia! Allora Cepione, con le sue due legioni romane, se ne va, appressa a Silone lungo lo fiume. A un certo punto, a un segnale di Silone, boh! Da ad ogni quarta le quattro legioni dei Marsi Sefro gano sulla colonna romana come una vana ga quando dalla cima a Capamonte sabbe desse in golle mezze monde. Console italico Gavio Mutilo, pelle convinte e gnasteve, si dirige pure verso Isernia, per conquistarlo. Battaglia! Vieni qua! E la diretta conseguenza? Per aver sottovalutato gli italici, pensavamo che sarebbe stata una semplice rivolta. Invece, è una guerra, a tutti gli effetti.